Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale tre prodotti che ritengo indispensabili per il nostro utilizzo quotidiano dei nostri device. Sono tre prodotti della Coetech, questo brand che utilizzo da un bel po' di tempo e che ritengo uno dei migliori brand per rapporto qualità-prezzo, perché i prodotti sono di ottima fattura ed i prezzi sono molto accessibili. Sono tre prodotti, due per il mondo Apple, mentre uno un po' per tutti. Quindi direi di partire con uno di quelli per il mondo Apple. Quindi partiamo con questo, che è un adattatore. Come sapete, tutti i MacBook dal 2016 in poi hanno delle porte Thunderbolt 3 e sono le uniche porte disponibili che abbiamo su questi dispositivi. Per poter utilizzare queste porte super veloci e utilizzarle con vari accessori, dobbiamo per forza avere un accessorio come questo, un accessorio che ci permette di collegare tantissimi tipi di connettori o dispositivi al nostro MacBook. Questo dispositivo della Coetech è un dispositivo 7 in 1, quindi abbiamo 7 porte che ci permetteranno di connettere veramente di tutto. E la cosa bella di questo dispositivo è il fatto che, a differenza di quello che avevo prima, cioè questo, non ha un cavo per cui abbiamo l'accessorio separato dal Mac, mentre qua abbiamo l'accessorio direttamente appiccicato al Mac, come se fosse integrato nel nostro computer. E in più, ragazzi, ha delle performance davvero davvero interessanti. Una delle cose che ho subito notato è la velocità di trasferimento dei dati della micro SD, visto che comunque quando utilizzo i droni registro in 4K a 60 fps, quindi la quantità di dati che devo portare dalla micro SD al Mac è davvero importante. Con questo modello che avevo io la velocità non era davvero un granché, mentre ragazzi, con questo dispositivo della Coetech la velocità è davvero incredibile. Arriviamo ad una velocità di 104 megabit al secondo il trasferimento dati dalla micro SD, quindi una velocità davvero interessante. Quindi andiamo a vedere da vicino com'è il dispositivo. Allora, nella confezione è semplicissima, ovviamente, anche perché contiene solo il dispositivo e il manuale di istruzione, che ve lo faccio vedere, è qua all'interno, quindi proprio tutto davvero semplice. Il dispositivo è questo, con il colore che praticamente è uguale a quello del MacBook, quindi vi faccio vedere. Questo è il mio MacBook da 15 pollici e vedete che lo vado a collegare qua nel fianco, nelle due prese Type-C qua laterali. Ed ecco fatto, ragazzi, abbiamo già un dispositivo 7 in 1 collegato. Ovviamente abbiamo una porta che rimarrà comunque occupata dal dispositivo, mentre l'altra porta sì, è occupata dal dispositivo, ma si va a liberare comunque qua, appunto, sull'accessorio. Infatti, se io adesso vado a scollegare, vi faccio vedere le porte che abbiamo, ragazzi, sono queste. Abbiamo una porta Thunderbolt 3 super veloce, in grado di trasportare dati fino a 40 gigabit per secondo, quindi in grado anche di farci vedere video in 5K se dovessimo collegarci un monitor in 5K. Poi abbiamo due porte USB 3, poi abbiamo una porta Type-C classica e poi abbiamo uno slot per le SD e uno slot per le micro SD, e poi qua abbiamo una presa HDMI. Ovviamente con questa potremo arrivare al massimo al 4K. Se abbiamo un monitor in 5K con la presa Thunderbolt, ragazzi, colleghiamo il cavetto qua e riusciamo a trasportare i dati per vedere addirittura, appunto, un 5K, anche se al giorno d'oggi non è ancora così comune utilizzare i 5K. Quindi il dispositivo è, secondo me, ben fatto, e come vi ho detto, ragazzi, la velocità è davvero notevole, una cosa che con il mio vecchio dispositivo non avevo. E poi il mio dispositivo vecchio scaldava tanto, questo ho notato che non scalda così tanto. E poi, ragazzi, quando lo andiamo a mettere è integrato praticamente perfettamente nel computer e non abbiamo il dispositivo che rimane a penzoloni attaccato al nostro Mac. Quindi questo è il primo dispositivo che volevo farvi vedere ed è davvero davvero notevole. Poi l'altro dispositivo di cui volevo parlarvi è questo, è un power bank, ma non un power bank qualunque, è un power bank adatto a qualsiasi device, quindi che sia Apple, che non sia Apple, che sia Samsung, qualsiasi telefono, qualsiasi dispositivo può utilizzare un power bank. Ecco, questo è il power bank ideale. Poi ovviamente, come vi ho detto, non è un power bank classico, perché è un power bank con anche la ricarica wireless. Questo power bank ha una capacità di 10.000 mAh, è in grado di erogare 10 watt per quanto riguarda la parte wireless e 18 watt per le due prese qua sotto. Quindi abbiamo una presa Type-C
che arriva fino a 18 watt e una presa USB che arriva fino anche lei a 18 watt. È in grado di caricare più dispositivi contemporaneamente ed è un power bank, ragazzi, secondo me fantastico. Poi vi lascio tutti i link in descrizione di questi prodotti, li trovate su Amazon, e in più, se riesco ad averlo, vi lascio anche qualche coupon sconto. Allora, per la ricarica basta collegare il cavetto Type-C che abbiamo in dotazione alla presa Type-C qua sotto e in pochissimo tempo ricarichiamo il power bank. Per accenderlo basta cliccare il tastino qua laterale e vedete che i LED si sono accesi. Adesso ho 3 LED di 4. Volevo farvi vedere la parte più interessante, che è ovviamente la ricarica wireless di questo power bank. Vado ad appoggiare il mio iPhone 12 e vedete che è iniziata la ricarica, quindi con un trasferimento di 10 watt riusciamo a ricaricare il nostro iPhone in maniera discretamente veloce. Ovviamente con il cavetto sarà tutto più veloce perché arriveremo fino a 18 watt, quindi potremmo caricare praticamente quasi metà carica dell'iPhone 12 in circa 30 minuti col cavetto. Con la base wireless ci vuole un po' di più, però abbiamo la praticità di un dispositivo che non è collegato a niente e possiamo andare a mettere e togliere in maniera veloce dal power bank in base a quello che dobbiamo fare. E poi è una soluzione in più andando a collegare più dispositivi contemporaneamente, perché questo power bank può ricaricare un dispositivo con il cavo Type-C o USB e nella parte wireless ricaricare un altro dispositivo. Quindi, ragazzi, è un power bank secondo me che vale la pena acquistare. Se dovete acquistare un power bank, tenetelo in considerazione perché ha sicuramente tanti lati positivi dal punto di vista sia delle prestazioni di velocità di ricarica attraverso il cavetto che appunto il discorso wireless. E poi, ragazzi, per concludere volevo farvi vedere questo, che secondo me è un oggetto indispensabile se avete un iPhone 12, perché come sapete quando Apple ha presentato l'iPhone 12 ha presentato anche la ricarica magnetica con MagSafe, questo sistema con questa piastra magnetica che va a attaccarsi dietro all'iPhone 12 in maniera appunto magnetica e ricarica il dispositivo velocemente e soprattutto con la praticità appunto di avere un magnete appiccicato e non il cavo inserito. Però il dispositivo MagSafe di Apple ha un prezzo abbastanza importante perché costa circa 40 euro, e non ha l'alimentatore incluso, quindi abbiamo solo il magnete con il cavo con la presa Type-C da collegare a un alimentatore che già abbiamo o ad uno da acquistare separatamente. Mentre in questo della Coetech, ragazzi, la cosa bella è che abbiamo sia il magnete che l'alimentatore da 20 watt incluso, quindi abbiamo una ricarica wireless incredibilmente veloce. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi vedete che abbiamo il magnete praticamente molto simile a quello Apple, a parte la misura che ha un diametro un pochino maggiore, loro hanno scelto di avere un diametro maggiore per avere più aderenza dal punto di vista magnetico. E poi qua abbiamo l'alimentatore, come vi ho detto, da 20 watt, quindi ci dà una ricarica velocissima appunto con questo magnete, perché come sapete l'iPhone 12 ha la ricarica wireless veloce e con questo magnete e questo alimentatore la sfruttiamo fino in fondo. Adesso ve lo faccio vedere in azione, vado a collegarlo. Perfetto, ok, adesso vado ad appoggiare il magnete sotto all'iPhone e vedete che c'è l'anella verde che ci indica la ricarica e sotto la scritta con la percentuale di ricarica, praticamente la stessa grafica che esce se attaccate quello originale Apple. E come sapete Apple ha creato tutto questo, uno per avere un dispositivo di ricarica wireless sempre attaccato dove non si rischia che il dispositivo si vada a muovere sulla base wireless, e poi tutto questo permette una ricarica più veloce perché viene ottimizzata, perché il magnete fa appiccicare la base wireless in maniera precisa a quello che è il punto di ricarica delle batterie e l'ottimizzazione è nettamente migliore. Quindi tutto questo permette di non far scaldare il telefono appunto con la ricarica wireless, che di solito tende molto a scaldare, e con questo sistema creato da Apple il discorso del surriscaldamento diminuisce drasticamente. E poi, come sapete, Apple, per ottimizzare sia il discorso della forza del magnete, per comunque rendere il magnete forte attaccato al telefono, e ottimizzare appunto il centro di ricarica per il discorso che abbiamo fatto prima, ha creato anche le cover che hanno all'interno un magnete. Queste ci sono sia originali come questa, che è una cover originale Apple, vedete che ha il magnete interno, che poi è la parte che vedete si va a attaccare per
perfettamente alla ricarica wireless. Dopo questa ovviamente va perfettamente ad allinearsi con quello che è la parte dietro al telefono. Però adesso ci sono anche di terze parti, non siete più obbligati a comprare l'originale Apple, mentre all'inizio, quando è uscito l'iPhone 12, con questo discorso del magnete interno c'erano solo le cover originali. Però potete anche utilizzare una cover senza il magnete, però per avere l'ottimizzazione massima vi consiglio una cover col magnete, o se non utilizzate la cover, nessun problema, allora a quel punto attaccate direttamente la ricarica magnetica al telefono senza la cover. In tutti i casi il telefono si ricarica, però l'ottimizzazione migliore è o senza cover o con una cover con il magnete incorporato all'interno appunto della cover. Quindi ragazzi, questi sono i dispositivi Coetech che vi invito ad acquistare se avete un iPhone, se avete un MacBook, o se invece avete un qualsiasi dispositivo da ricaricare wireless o non, il power bank generico appunto, che va bene un po' per tutto, per ricariche wireless in generale, qualsiasi dispositivo Samsung, Huawei, Xiaomi, qualsiasi tipo di telefono con ricarica wireless la potete ricaricare, o se no lo utilizzate con le prese Type-C o USB con la ricarica fino a 18 watt. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questi prodotti della Coetech, vi lascio il link in descrizione di Amazon se volete dargli un'occhiata, dove sicuramente per rapporto qualità prezzo sono tra i marchi migliori in assoluto, perché comunque hanno qualità e hanno prezzi davvero accessibili. Quindi ragazzi, se questo video con questi prodotti della Coetech vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, tante prime stampe 3D, voli in FPV, spoiler di quello che porterò sul canale, infatti avevo già portato qualche spoiler riguardante questi accessori della Coetech. Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove metterò anche magari gli sconti di questo marchio della Coetech. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!